Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. È venerdì, noi parliamo di network. Lo facciamo su questa pagina, lo facciamo sul gruppo, lo facciamo sul canale Telegram e lo facciamo in un momento storico in cui parlare di network significa affermare che c'è una possibilità, che c'è una chance, che c'è un modo per uscire da questo guado, da questa situazione un po' particolare. Ti metto qua nel primo commento un'intervista lasciata dal presidente di Confindustria Lombardia che dice: basta assistenzialismo. Eppure abbiamo il paese diviso a metà, lo sappiamo, c'è metà dell'Italia che aspetta che arrivino i soldi del Recovery Fund o eventualmente che gli diano nuovamente il reddito di cittadinanza, che gli allunghino in qualche modo qualche elemento garantista, perché no? Magari riusciamo anche ad andare nuovamente in lockdown, così riusciamo a fare il meno possibile. E poi c'è invece una parte d'Italia alla quale mi rivolgo in questo momento, che si è presa la briga di tirarsi sulle maniche, di comprendere, di capire, di diffondere che da questa situazione si è solo innovando. Vale per chi è nel mondo industriale, con le tecnologie, con le nuove competenze, vale per chi dal basso vuole intraprendere nuove attività, vuole soprattutto cambiare mentalità rispetto al lavoro, vuole accettare una serie di regole con cui siamo cresciuti, alle quali ci hanno abituati, sono definitivamente saltate, e che la sicurezza parte non più dai contratti, ma dalle capacità, dalle competenze, dalla voglia di fare, di osare che ognuno di noi ha. Lo so che rischio di essere fuori luogo per qualcuno, ma penso anche che la maggior parte di noi, di chi mi ascolta, che ha intrapreso un'attività di network, l'ha fatto perché ha compreso che il mondo che ci aspetta, che il mondo che abbiamo davanti è un mondo in cui le vere garanzie sono date dalle competenze, sono date da quello che sappiamo fare, dalla capacità di crearci il lavoro, dalla capacità di inventarci, dalla capacità di tirar fuori del buono da ognuno di noi, al di là del percorso che abbiamo fatto fino ad oggi, al di là delle competenze che ci hanno accompagnato fin qua, al di là del lavoro con cui siamo occupati, al di là del settore, della provenienza geografica. Te lo dico con la forza di un ragazzino che 25 anni fa ha conosciuto questo mondo e che da 19enne l'ha iniziato a intraprendere, che ha fatto questa business school interna che gli ha permesso di comprendere come si crea lavoro, come si crea impresa, come ognuno di noi può, tirandosi sulle maniche, dare quella reazione del soggetto che al di là delle condizioni esterne, che insomma sappiamo, soprattutto in questo momento a volte sono dure, a volte sono scomode, a volte sono veramente dolorose in alcuni casi, ognuno di noi può, anzi deve fare. Non so cosa ne pensi, se ti va di condividerlo questo video, perché a volte quando parliamo di network si parla solamente dell'aspetto economico, dei denari, della possibilità di arricchirsi, ma io credo che la vera voce che dobbiamo far alzare è che in questo momento storico in Italia uno dei pochi settori che offre possibilità, una delle poche realtà che offre spazi, uno dei pochi ambiti professionali, lavorativi, occupazionali che offre a chiunque abbia voglia di fare, compreso un ragazzino di 19 anni come fu per me, che veniva da una città di provincia come fu per me, figlio di un imbianchino di una casalinga come fu per me, esiste, c'è. Si chiama network e significa speranza. Se ti va, fallo girare, se ti va, mandalo ai tuoi team, se ti va, fallo arrivare anche chi magari guarda ancora questo mondo con un po' di ritrosia, con del fumo negli occhi, perché spesso c'è ignoranza, c'è inconsapevolezza. Ma oggi più che mai è urgente, necessario far sapere che ci sono delle possibilità e una di queste si chiama network marketing. Ti abbraccio, dai, dai che ce la facciamo!